Hello there, bentornati sul canale YouTube Unbounce, io sono Emilio Valotti, qui dopo la pausa estiva per parlare un po' però di notizie tetre, di notizie deludenti perché a quanto pare Star Wars Episodio 10, il nuovo Ordine Jedi, è stato cancellato, sospeso, rinviato non sappiamo bene cosa sia successo, però era un po' di tempo che si vociferava di un possibile... Annullamento o sospensione di questo film. Tant'è già, ricordiamolo, a gennaio 2024, Lucasfilm disse che il film non sarebbe stato rinviato. E perché lo disse? Perché già si vociferava per l'appunto che fossero indietro che il, lo sceneggiatore avesse scritto più di una sceneggiatura ma fosse molto deluso, frustrato da tutte le modifiche che Lucasfilm, ovvero Kathleen Kennedy, al comando, gli aveva fatto fare, non essendo mai, mai, mai soddisfatta del lavoro ultimato. Quindi, nonostante quelle voci, avevano detto... Tranquilli, non lo rinviamo. Le riprese avverranno a settembre, cominceranno a settembre. Ma siamo ormai alla fine di settembre 2024 e il film non è ancora in produzione. Quindi, che cosa è accaduto? Ne parliamo dopo la sigla. Come sappiamo non è la prima volta che Lucasfilm annuncia un film in pompa magna perché deve attirare gli investitori, deve attirare i fan. E poi, piano piano, non ne parla più finché esso non finisce nel dimenticatoio. Ricordiamo: Star Wars Squadron, annunciato con la Jenkins al comando, prima donna regista in Star Wars. E sì, quel film non è mai entrato in produzione, la sceneggiatura non è mai stata conclusa, e quindi è finito proprio nell'oblio, dimenticato da tutti quanti. Di nuovo, qui si riprova New Jedi Order, il seguito di Episodio 9, finalmente Ray. Può riscattare, abbiamo chiamato l'attrice, siamo tutti pronti. Steven Knight sta scrivendo la sceneggiatura, ma questa sceneggiatura non è mai stata apparentemente conclusa. Anzi, come dicevo, ne ha scritte quattro versioni, ma non andavano mai bene. Lui, inoltre, deve girare il film su Peaky Blinders, quindi, a un certo punto, si è tirato fuori come prima di lui si erano tirati fuori altri sceneggiatori, altrettanto frustrati, altrettanto delusi dai capoccia di Lucasfilm che abbiamo per l'appunto detto chi è in realtà a quanto pare come sempre il problema Kathleen Kennedy che io non voglio andare contro di lei a priori io sto seguendo delle voci di corridoio però è quelle che hanno fatto allontanare più o meno Phil Lord e Chris Miller dal progetto solo è quella che ha fatto allontanare Trevor quando c'è un conflitto salta fuori il suo nome Vero che lei sia CEO Lucasfilm, quindi nel bene o nel male si prende tutto contro o tutto favore, e anche in questo caso sembra ci sia stata lei a collidere con queste sceneggiature che non andavano bene. Quindi, a un certo punto, anche Steven Knight probabilmente si è ritirato ha detto: Guarda. Andate avanti, chiamate altre persone a scrivere la sceneggiatura. Sono subentrate altre persone. Stessa cosa di Veacolite, scritto a 400 mani, eh, pasticciato, riscritto, abbozzato. Abbiamo visto il risultato. A quanto pare qui si stava correndo lo stesso rischio ed ora è sospeso. Infatti, da ieri si dice ciò. E si dice ciò. Non ancora confermato, ancora voce di corridoio perché, per l'appunto, le riprese annunciate a settembre non sono iniziate. Quindi c'è quello slittamento. No, perché Lucasfilm a gennaio ha detto tranquilli, il film non sarà mai rinviato, quindi esce nelle date dette. Abbiamo inoltre altri film, quello di Mengold sull'alba dei Jedi, abbiamo quello di Mandalorian, che invece abbiamo avuto comunque dei feedback sia visivi, abbiamo visto un proseguimento della pre-produzione e della produzione che comincerà, di questo film non si sa nulla. Se non di nuovo come Jenkins che avremmo avuto la prima regista donna. Eh, ma il film di nuovo mi viene da ridere nel dirlo a quanto pare finirà di nuovo nell'oblio quindi c'è sempre questo marketing che un po' dà fastidio che un po' io non voglio criticare a priori perché a me non piace la critica a priori come sempre woke io invito alla riflessione invito a ragionare sul problema che abbiamo in casa Lucasfilm perché è sempre un navigare a vista come vi ho detto e io credo che questa sospensione Parliamo di sospensione del progetto, episodio 10. Si è dovuta a comandato Viacolite. Viacolite uscito, recensioni piuttosto tiepide, ricezione invece del pubblico completamente astio per molti: hanno detto, va bene, sai cosa? Chiudi. Chiudi la serie, non andiamo avanti. Ma questo l'ha detto Disney! Lucasfilm voleva andare avanti, si è scoperto, quindi vuol dire proprio non capire, non avere un'idea chiara di dove andare, di ciò che piace al pubblico, mancare anche un po' di rispetto al vecchio pubblico cercando di prendere quello nuovo. Ed Easy Ridley l'hanno intervistata più o meno a giugno, ha detto: No, è episodio 10, io sono super fomentata perché lancerà una nuova trilogia, 10, 11, 12. Quindi anche lì lei quanto sa di questa trilogia secondo me è stata scritturata giustamente ha firmato per tre film ipotetici ma la sceneggiatura lei non l'ha mai vista e quindi di nuovo la produzione è ferma perché anche la pre produzione anche la scrittura anche la sceneggiatura quella approvata non c'è non c'è perché non abbiamo traccia effettivamente e di nuovo abbiamo tutti questi lanci annunci è più bello per Lucasfilm dire abbiamo finalmente una regista donna per un live action, piuttosto che portare un prodotto fatto e finito, un prodotto che soddisfi il pubblico e soprattutto dare ai registi qualcosa di cui scrivere, qualcosa agli sceneggiatori più che ai registi, perché qui era Steven Knight che stava scrivendo qualcosa da dire che sia loro. Io capisco bocciare la prima bozza, capisco dare due o tre correzioni per la seconda, ma se davvero siamo arrivati a quattro... Quattro sceneggiature bocciate? C'è un problema, anche perché Knight comunque ha fatto dei lavori, secondo me Becky Blinders comunque molto affascinante, non l'ho finito perché a un certo punto non era più nelle mie corde, però mi piace come scrive, mi piace il suo stile e pensare che avesse scritto il lavoro di Star Wars peggiore dei sequel, peggiore delle serie live action, live action che abbiamo viste, mi risulta molto difficile. Quindi il mio pensiero va più che effettivamente la direzione a Lucasfilm legga e voglia imporre agli sceneggiatori, voglia imporre ai registi il suo punto di vista. Quindi sono delle marionette, vengono presi dei nomi, uh, Night Night ha fatto picky Blinders sulla bocca di tutti, comunque piace, prendilo, fallo venire dentro, vieni a bordo e poi quando arrivano come Phil Lord e Chris Miller, io ero a bordo con loro per vedere solo, ah, ma il vostro stile non mi piace. O fate come dico io o chiamo Ron Howard e Lord e Miller hanno detto: Senti, chiama Ron Howard. Chiudiamo comunque in buoni rapporti perché non vogliamo andare per vie legali, non vogliamo fare una pantomima. Ma chiama Ron Howard, fai il tuo solo con lui perché giustamente Kennedy, Lucas, Howard e anche Spielberg, erano comunque, insieme a Marshall, che è il marito della Kennedy, erano comunque nati, cresciuti in un unico clima. Ricordiamo che la Kennedy era il braccio destro di George Lucas, per quello che quando lui ha venduto a Disney la sua creazione, ha detto «Lei è il CEO, do a lei il mio trono, do lei il mio posto». Quindi non è che è seduta lì perché Disney l'ha messa lì, perché George Lucas l'ha messa lì. Sbagliando o oh no, era la sua discepola. Star Wars parla un po' di maestri e discepoli, di discepoli come Anakin che tradiscono il maestro, di Ben Solo che tradisce il mentore Luke. Quindi è anche poetico da un certo punto di vista trattando di Star Wars, ma è anche un gran casino e io veramente sono un po' allibito. Per come loro stiano gestendo la cosa. E l'ho già detto poco fa riguardo ad esempio la serie di Lando. Serie di Lando cancellata, ma salta fuori che Donald Glover e suo fratello stanno scrivendo il film. Ma è ufficializzato del tutto, cioè lasciano parlare gli attori, salta fuori poi il regista della serie tv dicendo: No, no, il progetto Lando è naufragato. Ok, ma intendi la serie? Che tu dovevi fare, quindi naufragata quella e diventa film? Oppure completamente anche il film è naufragato? Non lo sappiamo, perché parlano gli attori. Parlano chi sta scrivendo, ma chi sta scrivendo a un certo punto, lo sappiamo, gli hanno due calci in culo e manco gli dicono che sono stati licenziati. Gli attori di Solo, quando hanno girato i reshoot, hanno scoperto, alcuni che non ci sarebbero stati per problemi di lavoro, perché erano su altri set, lo hanno scoperto dalle testate dei giornali. Lucasfilm non li avvertì. Anche Phil Lord e Chris Miller, se non sbaglio, l'hanno scoperto qualche giorno prima dell'annuncio ufficiale dai giornali che era stato preso Ron Howard. Questa cosa quindi per me è bruttissima perché parlano prima eh, gli attori, poi ne parliamo noi, eh, considero noi youtuber, eh, i media, i giornali, e poi vengono a saperlo gli addetti ai lavori che a un certo punto si ritrovano sulla strada. Guarda, sì, scusa, ma divergenze di ideali. La tua scioccatura non andava bene. E quindi siamo in un clima concitato, soprattutto dopo Veacolite. Dopo che il pubblico ha reagito così aspramente, vediamo che cosa vogliono fare. Io l'ho sempre detto: dei tre annunciati c'è cioè quello che chiuderà il Mandoverse, che mi interessa, perché il Mandoverse con alti e bassi, comunque, voglio vederne la fine. Inoltre, credo che sia comunque. Dal 2014, da quando Lucasfilm è stata comprata da Disney, credo che sia il prodotto più riuscito al Mandoverse, perché è quello che porta comunque più gente a vederlo, a seguire le serie, a comprare merchandise. Ha avuto dei bassi, molto bassi, però comunque è quello che un po' ha portato nuova linfa con anche il merchandise di The Child, di Grogu, di Baby Yoda, come lo chiamavano i tempi. Poi è uscita l'altra repubblica, sì, buon progetto, però... Non ha suscitato, secondo me, quel bisogno, quel fervore di cui c'era bisogno. Cosa abbiamo avuto poi? Sì, tanti live action, le serie animate che per me sono il futuro, però il futuro per i fan hardcore, non credo per i fan più generalisti. E poi nient'altro di veramente solido. Quindi ecco che il film che chiuderà il Mandovers, secondo me è molto interessante portarlo al cinema, vedere che responso avrà soprattutto. Abbiamo quello dell'alba dei Jedi, a New Down, di Mengold, che è comunque un nuovo punto di vista, vedere la nascita, i prequel dei prequel praticamente, l'inizio di tutto, di come la forza, a un certo punto non chiamata così, magari vento della vita come gli Zeffo, Darà via poi per l'appunto ai Jedi, poi ai Jedi e ai Sith. Quindi quello è altrettanto interessante. Il nuovo ordine di rei. Io ero molto titubante, anche perché ricordiamo che le prime sceneggiature dovevano vedere Ellen Rey in una vecchia rei, quindi una Rey oltre sessantenne. Poi ho detto: Ma sai che abbiamo gli attori giovani, Ma chiama Daisy Ridley, richiamala! Annunciato subito. Tornerà, episodio 10. Lo so che non vi è piaciuta nei primi tre film in cui è apparsa, ma qui vi piacerà, eh, ve lo dico io. E su quali basi? Non avete ancora una sceneggiatura. Neanche adesso ce l'avete, figuratevi allora. E quindi è stato veramente tutto, come sempre: grandi nomi, merchandise, grandi annunci e a me ciò dispiace, perché a me degli annunci dell'hype, proprio sono una persona anti-hype, l'hype su di me non agisce, ma vorrei vedere finalmente un po' di concretezza. Quindi nello Star Wars, che mi auguro, ci deve essere questa concretezza. Ma io voglio sapere voi che cosa ne pensate di questo episodio 10, sospeso, cancellato, spero che comunque in qualche modo tirino le somme, e non lo facciano cadere nell'oblio, nel dimenticatoio, perché sarebbe veramente, ragazzi, una presa in giro assurda. Io mi metterei, e lo farò in un video, a contare quanti annunci di Star Wars sono poi stati cancellati, sono poi spariti. Come mi viene in mente ora, Vedroid Adventures mi viene in mente. L'ando di cui noi sappiamo bene: il destino, Rock Squadron, che ho già detto. Questo film c'erano poi gli spin-off: che dopo The Last Jedi e solo, il suo flop al cinema, sappiamo che sono deragliati, deviati e sono arrivati ad essere live action, almeno. Così ci hanno detto, ma poi non lo sappiamo per certo. Abbiamo sempre la serie, quella che poi è diventata metà della terza di Mandalorian, con Gina Carrano protagonista. Non ricordo adesso il titolo, ma era Rangers of Signore Public. E anche lì, ok, avete licenziato Gina Carrano, ma io pensavo a una serie che si reggesse soltanto su di lei, soltanto su cara di la vedo dura, non so quanto fosse carismatica e interessante da reggere un'intera stagione, un'intera serie. Quindi l'avete licenziata? Non avete altri personaggi da... che possano prendere il suo posto? Che possano rimpiazzarla? Mi sembra sempre un po' strano. Come mi sembra strano di questo film che Lucasfilm disse a gennaio, tranquilli, non lo rinviamo. Riprese iniziano a settembre. Manca un mese, manca una settimana. A ottobre dovrebbero essere già iniziate a inizio mese, e invece non abbiamo nulla. Vediamo quindi se questo rumor avrà conferme oppure no. Ricordiamo che quando dissero di Rock Squadron, io per primo dissi no, ragazzi, vedrete che lo fanno!» E invece poi avevano ragione i rumor. Vediamo se anche questa volta l'hanno prese. Voi scrivetemi qui sotto cosa ne pensate e mi raccomando lasciate un mi piace perché il vostro feedback attivo è importantissimo. Come sempre sono Emilio Valotti, che la forza sia con voi.